nient'altro che oscurità ti attende, Kratos. Ci proteggerà. Bruciate il villaggio! Radetelo al suolo! Papà! Papà! No! No, padre! No! Mia moglie. Mia figlia. Erano a Sparta. Nell'oscurità i fuochi della speranza ci renderanno liberi. Puoi vedere la luce. Ti sta cambiando. È tempo di seppellire le tue paure. La luce rivela la verità. Il potere del perdono viene da dentro. Per essere perdonato, devi trovare la forza di perdonare te stesso. Paura ha spinto Zeus a uccidere suo padre, Crono. La stessa paura che ha provocato la grande guerra. Una paura che ha spinto Zeus a uccidere te, suo figlio. Zeus sfrutta la paura per tenerti all'oscuro. Affronta i tuoi demoni e scacciali per sempre.
ti permetterò di farle del male. Buona fortuna, quella squadriglia di Pandora. Non puoi cambiare il tuo destino, mortale. Io ti ho dato tutto. Ti prego, non farlo, Spartano. Hai avuto ciò che volevi. Lasciami vivere. Muori, Spartano. Oggi potrai anche sconfiggere. Vieni, ti farò strada. Muori, Kratos. Io ti ho generato. Io ti distruggerò. Presto! Perché non muori? Muori! Trema di paura! Kratos! Di qua, Kratos! Taci! Presto, Kratos! Kratos, ti prego! Liberami, ne ho bisogno! Non ascoltarla, Kratos. Per una volta nella tua vita, non sbagliare! Non sbagliare con lei, come hai fatto con la tua famiglia! Starò bene, Kratos. Kratos, è l'unica soluzione, lo sai! Mentre in loro la paura cresceva, in me faceva posto alla speranza. Il potere di uccidere un dio. È la speranza che ci dà forza, che ci fa lottare. È la sola cosa che ci resta quando tutto è perduto. Come on.
sei fatto onore, Kratos. Libera dalle catene dell'Olimpo, purificata nel caos. L'umanità è ora pronta ad accogliere il mio messaggio. Guardati intorno, Atena. Il mondo è in rovina. A che servono le parole? Va se devi, ma prima consegnami il potere contenuto in quel vaso. Il vaso era vuoto. Non può essere vero. Lo leggo nei tuoi occhi. Hai usato il mio potere per uccidere Zeus e scorre tuttora dentro di te. Non capisci? Quando Zeus raccolse e sigillò tutti i mali all'interno del vaso, tremai al pensiero che qualcuno avrebbe potuto riaprirlo. Così evocai l'arma più terribile e potente del mondo e la chiusi nel vaso. Era vuoto, te l'ho detto. Pandora si è sacrificata invano. È morta per la mia sete di vendetta. Ti stai sbagliando. Hai usato il mio potere per uccidere Zeus. Ti ho visto farlo. A meno che... Ma certo. Quando hai aperto il vaso, hai riversato i mali sugli dèi. Li hai corrotti. Li hai cambiati. Zeus stesso cadde preda dell'oscurità. Per questo divenne così furioso e ossessionato dalla tua morte. Era consumato dal male, la paura. Pensavo che il potere chiuso nel vaso non fosse stato rilasciato. Per tutti questi anni ho pensato tu avessi assorbito i mali per distruggere Ares. Mi sbagliavo. Il potere che ti donò il vaso è mio. Da esso hai tratto una forza che Zeus non avrebbe mai potuto distruggere. Una forza con cui superare la paura. Racchiusa dentro di te, Kratos, vi è speranza. È rimasta sepolta, schiacciata dai tuoi errori e dal tuo senso di colpa. Quando hai ucciso Zeus, hai permesso che qualcosa la risvegliasse. Cos'è stato, Kratos? È la speranza che ci dà forza, che ci fa lottare. È la sola cosa che ci resta quando tutto è perduto. Cos'è stato, Kratos? Tutto ciò che ricordo è quello che io ho perduto. Ecco perché mi restituirai il mio potere. Io ne comprendo il vero significato e la sua natura. So che farai la cosa giusta, Kratos. Non dovresti. Tu me lo devi, Kratos. Io non ti devo niente. Io ho fatto di te un dio. Ti ho difeso dalla furia dell'Olimpo. Ti ho regalato la tua vendetta su Zeus. È finita, Atena. Oseresti affrontarmi di nuovo? La mia vendetta si compie ora. Kratos, no! Sei pazzo! Che cosa hai fatto? Tu mi hai deluso, Spartano.